Eccoli dunque uno di fronte all'altro, questi due prodotti davvero molto carini. Allora, dal punto di vista estetico, vedete che insomma sono praticamente due repliche, nel senso che si passa da un display di 5 pollici a quello invece da 4,5 del Mini 2, ma per il resto poi veramente la costruzione questa volta è stata veramente fedelissima tra i due prodotti, con un'unica differenza fondamentale: da una parte c'è la duo camera e dall'altra no, da una parte c'è uno Snapdragon 800, da questa parte c'è lo Snapdragon 400, da una parte c'è un Adreno 330 per quanto riguarda la GPU, invece dall'altra parte c'è l'Adreno 305, 2 giga di RAM, 1 giga di RAM, 16 giga su entrambi i modelli per quanto riguarda la memoria, entrambi con espansione micro SD, e peraltro ci sono delle differenze fondamentali invece per quanto riguarda le fotocamere, mentre per la fotocamera frontale 5 megapixel su entrambi, sul retro 4 megapixel con ultra pixel per HTC One M8, e invece una fotocamera da 13 megapixel per quanto riguarda HTC One Mini 2. Altro elemento di differenza fondamentale: sensor core da questa parte, quindi con la possibilità ad esempio di accendere il telefono con un doppio tap, cosa che invece non c'è su HTC One Mini 2. Altra differenza che io direi fondamentale: da una parte c'è il sistema Zoe per quanto riguarda la fotocamera, anzi vediamo la fotocamera, che vedete ha un'interfaccia tutto sommato molto simile, cioè un'interfaccia molto simile se non fosse per il fatto che da una parte però manca Zoe. Guardiamo infatti le possibilità che vengono date dalla fotocamera, vedete come ci sia una differenza: non c'è ad esempio il doppio scatto con la fotocamera, non c'è la possibilità appunto di Zoe e neanche della panoramica a 360 gradi. Questa devo dire che dal punto di vista dell'operatività quotidiana è una delle differenze fondamentali, insieme con quello che è il dettaglio, anche vediamo di chiudere un po' di cose da questa parte, il dettaglio dunque per quanto riguarda la differenza poi anche della batteria, anche se poi tutto sommato per alcuni aspetti che riguardano la differenza di processore, il display più piccolo, la differenza di batteria si traduce in una differenza nella vita di tutti i giorni per l'utilizzo, che non è così elevato. Cerchiamo di... no, non sono riuscito a schiacciare entrambi contemporaneamente, neanche da questa parte. Cerchiamo di toccare i due display contemporaneamente. Vedete che tutto sommato nel momento in cui voi andate ad aprire un'applicazione semplice, basilare, come quella del browser, la differenza non è così elevata. C'è da dire che da una parte la pagina era già caricata, dall'altra no. Si tratta di due siti anche graficamente molto diversi, con una richiesta molto diversa per quanto riguarda proprio il peso del sito, quindi qualche differenza inevitabilmente si nota. Vediamo un attimo invece per quanto riguarda l'ascolto ad esempio della musica, che potrebbe essere un termine di paragone interessante. Cerco di cercare di trovare lo stesso brano per insomma darvi un'idea di come questi altoparlanti in realtà siano veramente fatti molto bene. Cioè, su entrambi i prodotti si tratta di comunque altoparlanti che hanno una riproduzione del suono molto fedele. Sentite. Vedete che più o meno insomma l'audio tutto sommato è veramente molto simile per quanto riguarda la riproduzione. C'è da dire che anche la qualità del display è elevata in entrambi i prodotti. Adesso andiamo a vedere immediatamente, come al solito, la riproduzione di Miley Cyrus. Non guardate il fatto che io ho cercato sul mio telefono Happy Hippo, c'è mio figlio che ogni tanto vuole cantarsi a Umae, la dannazione praticamente dei genitori. Allora vediamo un attimo. Ceresti per essere sempre visibile. Se a tua fatica giallo, fastidio ti... vediamo il volo.
dire che la qualità dei video è molto simile su entrambi, buona per quanto riguarda entrambi i prodotti. Questo io lo trovo sempre molto interessante. Comunque il fatto di avere anche su un prodotto più piccolo la massima qualità, e dal punto di vista del display devo dire che la cosa assolutamente rende. Vedete anche gli angoli di visione del display sono veramente simili, molto vicini l'uno all'altro. Io li trovo sempre molto esagerati, cioè nel senso che comunque non mi fa impazzire l'idea che qualcun altro possa leggere quello che io sto scrivendo, però insomma so che molti di voi lo richiedono. Vedete invece le differenze per quanto riguarda le sfumature, no? Vedete che il materiale metallico di HTC One M8 comunque avvolge tutta la parte anche inferiore, sulla parte superiore invece c'è la porta dedicata agli infrarossi per il telecomando, che non esiste invece sul Mini 2. Simili invece le porte con la nano SIM per entrambi e l'espansione micro SD dalla parte. Il volume rocker ovviamente leggermente più grande per quanto riguarda l'M8, proprio in funzione della sua dimensione. E poi vedete anche la differenza del flash, è un dual flash con la tonalità di colore regolabile sull'HTC One M8 con la fotocamera duo camera, non c'è invece né il flash doppio né la doppia fotocamera su HTC One Mini. Altro dettaglio importante secondo me da sottolineare è il fatto che le funzionalità, ad esempio le foto 3D, gli effetti di sfocatura, insomma tutto ciò che è tipico della duo camera ovviamente non è disponibile su questo prodotto. Allora abbiamo visto navigazione molto simile, qualità del display praticamente simile, audio molto simile, velocità di funzionamento, ecco quella un pochettino soprattutto quando andate a stressare un po' il telefono con i videogiochi, qualche differenza tra un quad core da 2.3 giga e un dual core da 1.2 giga, devo dire che un po' si vede. La differenza non c'è invece per quanto riguarda l'interfaccia utente, perché sono entrambi con la Sense 6 aggiornati a KitKat 4.4.2 e quindi devo dire prodotti che comunque rappresentano quasi meglio. Sì, certo, adesso c'è 4.4.4, ma sono dei patch di sicurezza, non ci sono delle funzionalità diverse. Per quanto riguarda l'impatto estetico, secondo me si tratta di prodotti davvero molto vicini, entrambi bellissimi. Devo dire che per qualche ragione se io potessi avere le stesse identiche funzioni di HTC One M8 dentro il Mini, io preferirei la dimensione dei 4,5 pollici rispetto a questo mammuzzone che un po' rappresenta forse il vincolo vero, il limite vero di HTC One M8, ovvero il fatto di essere un po' troppo voluminoso, un po' troppo pesante. Ricezione praticamente identica, audio in cuffia praticamente, cioè in auricolare praticamente identico, quindi insomma si tratta di due soluzioni interessanti. Io avrei mantenuto le stesse caratteristiche al top anche sulla HTC One Mini 2, che ha come detto anche la mancanza delle gestures, cioè ad esempio vedete che se io spengo il telefono non lo posso riattivare in questo modo con la fotocamera, cosa invece che posso fare senza problemi. Vedete, io ho messo il telefono in posizione orizzontale e tenendo premuto il tasto volume riesco, dovrei riuscire come al solito, questa è la prova della diretta, eccola qua, dovrei riuscire, se vedete, ad attivare la fotocamera. Quindi insomma si tratta veramente di fare una scelta di costo e di dimensioni. A me un pochettino, ecco, devo dire, forse la mancanza delle gestures e di tutte quelle cose che sono innovazione vera un po' mancano su Mini 2, quindi dovendo scegliere tra i due forse opterei sempre per le Mate, ovviamente parte economica permettendo. Se avete bisogno di altre informazioni, come al solito sono a disposizione www.mrgadget.net, oppure se volete su Twitter @LucaViscardi.